Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2018, destinazione vacanze. Abbiamo visto il mare, abbiamo visto la montagna, vediamo quello che unisce mare e montagna, il lago. Il lago è un'ipotesi di vacanza per il periodo estivo, per scappare dalla calura della città e immergersi nelle gelide acque che vengono giù direttamente dal ghiacciaio. Qualche anno fa, in estate, ho avuto il piacere, se così possiamo dire, di mettere i miei piedi a mollo nel lago di Caldonazzo ad agosto. Solo i piedi. Mi è finita come nei cartoni animati, con i piedi circondati da un cubetto di ghiaccio. Non immaginavo che un lago potesse essere così gelido, nonostante fosse da ore sotto il sole, nonostante Caldonazzo, pur essendo un paesino comunque in quota, era una giornata calda, non caldissima, gradevole, ma comunque era una giornata calda. Ma il lago sembrava veramente temperatura acqua del frigorifero, o più freddo della temperatura dell'acqua del frigorifero, quindi qualcosa di incredibile. Però vedo che ci sono tantissime persone che apprezzano il lago, o qui in Sicilia magari la cosiddetta gebbia, che è una cisterna per la raccolta dell'acqua dei torrenti da utilizzarsi per l'irrigazione, che veniva utilizzata come una piscina a basso costo in passato. Ancora c'è qualcuno che fa magari il bagno nella gebbia in questo periodo, e è sempre acqua freddissima. Il lago, diciamo che l'apoteosi per antonomasia è il bagno che si fa in montagna, e il lago è, credetemi, freddissimo, però moltissime persone lo approvano. E quindi vi chiedo, voi che cosa mi dite? Voi siete persone che preferiscono andare al mare, preferiscono andare magari in piscina, in una piscina con l'acqua alla temperatura giusta, oppure si può fare il bagno nel lago anche se è gelido? Proprio perché è gelido, perché c'è molto caldo, allora meglio prendere i brividi di freddo, surgelarsi per bene, cosicché dimenticarsi di essere in un luogo in cui si soffoca dal caldo. Oppure no, oppure appunto è meglio il mare, è meglio la piscina, è meglio qualcosa con una temperatura un pochino più gradevole. Oppure no, preferite altre tipologie di vacanze? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, se sono riuscito a farvi conoscere una destinazione per la vacanza alternativa che può essere il lago, o che può essere la gebbia, se non lo sapevate, se vivete in Sicilia, come sempre vi ricordo di mettere pollice in alto, di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, seguitemi sui social, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!